Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi porto sul canale una nuova idea, evidentemente a me pratica. Un'idea che magari sarà utile anche ad altre persone, docenti e scolari. Insomma, farò una sintesi di quanto detto sulla musica greco-romana, ma tutto ciò sarà finalizzato per la scuola secondaria di primo grado. Sono sicuro che sarà utile a tutti, perciò sigla e partiamo. Partirei con questa immagine qua. La conoscete, vero? Ma certo, è il discobolo, una delle figure più iconiche dell'arte greca classica. Anche se ciò che stiamo vedendo in realtà è una copia in marmo del periodo romano. L'originale infatti era in bronzo e risale al V secolo avanti Cristo. Questa scultura, per il discorso che stiamo facendo oggi, ci racconta almeno due cose. La prima, che molta arte greca è andata perduta. La seconda, che i romani hanno copiato e reinterpretato moltissime di queste arti e in qualche modo le hanno portate fino a noi. Cioè, nonostante i millenni, noi oggi possiamo ancora ammirarle. Parliamo di più di 2000 anni fa, insomma. Non mi riferisco solo alla scultura, ma anche alla pittura e a moltissimi elementi architettonici. Pensate al Partenone, o al Colosseo, o ancora ai mosaici di Pompei. Ecco, quali sono le caratteristiche di queste arti? Beh, intanto che sono oggetti fisici, materiali, tangibili. Lo ripeto, nonostante i millenni che ci separano, noi possiamo ancora osservarli e contemplarli. L'arte greca e romana la possiamo ancora vedere. Avete capito dove voglio arrivare? Possiamo fare la stessa cosa con la musica? No, perché la musica è un'esperienza uditiva. Non appena un brano o una certa melodia conclude, svanisce per sempre. Giustamente qualcuno di voi avrà pensato: no, aspetti, questo andava bene forse per il passato, ma oggi la musica la possiamo riprodurre all'infinito. Volessimo ascoltare, che ne so, Drake, i BTS, Ariana Grande, Ta Supreme, il 3, vai su Spotify, clicchi play, tac. Ma non era così per i greci. Allora qualcuno di voi di livello pro mi dirà: aspetti, anche Mozart e Beethoven sono vissuti secoli fa, eppure li possiamo ascoltare ancora oggi. Bene, molto bene. Ma allora vi chiedo questo: com'è arrivata la loro musica a noi? La risposta la conoscete bene. Avete presente, vero, quei segni che state studiando? Sì, esatto, le note sul pentagramma. Bene, quei segni ci dicono con una certa precisione come suonava la musica del passato. Quindi la domanda è: i greci e i romani conoscevano quel tipo di scrittura musicale che state studiando? No, mi dispiace, quindi finito, stiamo via. Stai bravo. Questa scrittura ha origine nel Medioevo e ne parlerò presto. Ma forse è bene che sappiate una cosetta. Anche i greci hanno sviluppato una forma di notazione musicale, tutta loro. Vi faccio subito un esempio. Avete presente la successione di note? Ma sì, dai, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nessuno nell'antica Grecia chiamava così le note. Ma senti questa, probabilmente avrai studiato che gli inglesi traducono gli stessi toni con le prime lettere dell'alfabeto. A, B, C, D, E, F. Col piccolo particolare che la prima lettera A non corrisponde al Do, ma al La. Ma lasciamo stare adesso questa cosa. Ciò che ci interessa ora sono proprio delle lettere associate a una precisa altezza di una nota. La musica greca poteva essere scritta proprio attraverso il loro alfabeto. Vi risparmio ovviamente i dettagli, ma ogni lettera poteva essere associata a una precisa nota, in modo simile a come fanno gli inglesi oggi. Bello, vero? Ho una triste notizia però: di reperti di musica greca e romana autentici che utilizzano questo tipo di scrittura, ne sono rimasti veramente pochi. Uno dei più famosi superstiti di questa musica lo potete osservare in questa pietra che si trova qua vicino a me, l'Epitaffio di Sicilo, esempio illustre di musica greca, benché risalga al periodo romano. Elemento vagamente creepy che l'epitaffio non è altro che una stele funeraria. Certo, può sembrare un po' lugubre pensare che una delle poche melodie rimaste sia a sfondo funerario. Ma quando sentirete la melodia, probabilmente sentirete qualcosa di molto più dolce. Guardiamola assieme. C'è un testo greco e sopra di esso si trovano dei segni alfabetici che non sono altro che le note da intonare. Forse con questa immagine vi è più chiaro. Comunque ragazzi, è pazzesco, stiamo parlando di un brano antichissimo di musica greca. Come detto, ogni segno corrisponde a una nota precisa che noi poi scriviamo in questa maniera qua nella nostra notazione moderna. Ve la suono con la mia chitarra. Thank you.
ho barato un po' mettendo qualche basso moderno, non linciatemi. Carina, vero? Io qui ovviamente l'ho suonata con la mia chitarra, ma al tempo dei greci e dei romani non esistevano strumenti simili. Allora, oltre alla voce, su cosa suonavano queste melodie? Ricordate all'inizio quando vi avevo mostrato il discobolo? Bene, l'arte greca ci può venire in soccorso. Dovete sapere che greci, romani, ma anche altre popolazioni vicine, nelle loro decorazioni, nei vasi, nelle sculture, hanno lasciato tantissime tracce di strumenti musicali. Provate a sfogliare il vostro libro di arte, magari nella sezione dei greci, dei romani o degli etruschi potreste trovare qualche strumento musicale. Senza che vi scomodiate troppo, ve li mostro qui io. Ci sono almeno due strumenti iconici, rivali, importantissimi per il mondo greco e romano, la lira e l'aulos. Partiamo dalla lira. Anzitutto è un cordofono, ovvero uno strumento a corde, ma la caratteristica che può saltare all'occhio è la sua cassa di risonanza, infatti era fatta con un carapace di tartaruga. Nessuna tartaruga è stata maltrattata per questo video. Io qui con me ho un vecchio regalo che mi portarono dall'Etiopia, in Africa. Certo, è un altro paese e un'altra epoca, ma il concetto è identico. Come potete osservare, c'è una cassa di risonanza, in questo caso coperta da una pelle tesa di animale, e in realtà è così anche per la lira greca. Questo che vedete è un ponticello, essenziale per far sì che la vibrazione della corda passi alla cassa di risonanza e produca quindi il suono. Qui in questo caso abbiamo 5 corde, ma insomma la varietà era differente, e arrivano a un giogo, questa parte, questa traversa finale, ed è collegato e sostenuto da questi due bracci. Le corde erano generalmente in budello e per le prime lire, insomma, di cui siamo a conoscenza, probabilmente erano solo 4. Disponiamo qui in bella vista la nostra lira. Tac. Lira. Ah, a proposito, non dimenticatevi di questo numero, 4, è molto importante. Ma successivamente troveremo moltissime forme di lira e di cetra differenti. E le corde da 4 passeranno a 7 fino ad arrivare addirittura a 15. Ci tengo però che possiate sentire un vero suono di una lira antica, pur ricostruita. Proprio per questo ho chiesto al ricercatore musicista Francesco Landucci di farci sentire una delle sue lire. Sentite qua. Forte, vero? Dovete sapere che questo strumento è spesso associato al dio Apollo, una divinità che ha a che fare con la moderazione, con l'equilibrio, ed è l'opposto di una delle altre grandi divinità del mondo greco-romano, ovvero Dioniso, Bacco per i romani, il dio dell'ebbrezza, delle feste notturne e di tante altre cose interessanti. Cogliete il contrasto tra il dio Apollo e il dio Dioniso? Beh, anche nella musica, attraverso degli strumenti, possiamo simbolicamente ritrovarla. Con Apollo abbiamo detto che troviamo la lira, mentre con Dioniso è associato l'aulos, lo strumento a fiato doppio più iconico dell'antica Grecia. Curiosamente aveva 4 fori per canna, ricordate il numero 4? Ma con calma, ci arriviamo, parliamo ora sinteticamente di questo aulos. Anzitutto si tratta di un aerofono doppio e vi verrà probabilmente la tentazione di chiamarlo come un flauto. Ma non si tratta di un flauto perché per produrre un suono occorre uno sforzo un tantino differente. Questi sono due flauti. Uno molto semplice, provvisto solo di un canneggio, l'altro invece quello che conosciamo meglio tutti, con un taglio e dei fori digitali. Ora ve lo mostro da più vicino. Soffiando dall'imboccatura, l'aria è spinta su questo taglio che ne produce il suono. Ora osservate le mie guance mentre suono una semplice melodia con un flauto. Bene, ora guardate invece una raffigurazione di una suonatrice di aulos. Notate qualche differenza nelle guance? Esatto, sono gonfie. Ci sono almeno due motivi principali, che poi non sono altro le cose che dovete sapere.
Gli aulos suonano grazie a una doppia ancia, ovvero una lamella doppia che si apre e chiude periodicamente ed è direttamente imboccata appunto dal suonatore. L'avete mai sentito l'oboe? Ecco, anche l'oboe d'orchestra suona grazie a una doppia ancia. L'altro motivo è forse più curioso, ed è anche la ragione probabilmente di quella guancia gonfia, ma non esagerate, sennò gli oboisti poi vi sgridano. Questi strumenti si possono suonare in modo continuo, senza mai fermarsi. Ma essendo uno strumento a fiato, qualcuno potrebbe dire, beh insomma, avrei bisogno di respirare. Ecco, per molti strumenti a fiato, le suonatrici o i suonatori possono utilizzare una respirazione cosiddetta circolare. Avete mai provato a inspirare ed espirare contemporaneamente? Beh, non provateci troppo adesso, però sapete che è proprio così che si fa questa respirazione circolare. Prima di spiegare brevemente che cosa sia questa respirazione continua o circolare, vi faccio ascoltare e vedere un aulos ricostruito sempre da Francesco Landucci. Provate a fare caso a un particolare. Il suono è continuo o si ferma qualche volta per prendere fiato? Provate ad ascoltare bene. Bene, questo era il profondo suono dell'aulos. Dovete sapere che anche i romani lo utilizzavano e lo chiamavano tibia. Avrete notato un suono continuo, non tanto diverso da una zampogna o una cornamusa, con la sottile differenza che una sacca o un otre di uno zampognaro è qui riprodotto dalla bocca, quindi è per questo che le guance molto spesso le vediamo gonfiare. Insomma, per questa respirazione circolare inspiriamo dal naso, ma allo stesso tempo espiriamo dalla bocca, in questo caso per immettere aria all'interno del nostro strumento. Molto bene, abbiamo visto i due strumenti principali del mondo greco-romano, su cui esistono molti miti, ovvero la lira e l'aulos. Un altro strumento molto diffuso ma legato a dei miti era il flauto di Pan o Syrinx, ovvero siringa. La diffusione di questo doppio nome è legato proprio alle storie mitologiche della Grecia. Da una parte abbiamo il dio Pan, un satiro delle selve e dei boschi, dall'altra parte invece abbiamo Syrinx, una ninfa. Si racconta che un giorno Syrinx era inseguita da un indiavolatissimo Pan. Così le ninfe, vedendola in difficoltà, decisero di aiutarla, ma l'unico modo che trovarono fu quello di trasformarla in delle canne palustri. Il vento che passava sopra queste canne, entrando, faceva risuonare una dolce melodia, un dolce suono. Da qui Pan decise di costruire un suo strumento a fiato, chiamato appunto flauto di Pan o appunto Syrinx. Siamo arrivati ormai alla conclusione, ma vorrei raccontarvi qualche altro episodio, qualche altro strumento, prima di finire. Come saprete, i greci non si fermarono solo ai loro arcipelaghi, ma andarono ben oltre, cercando altre coste del Mediterraneo. Mi riferisco alla Magna Grecia. Ecco, è in questo contesto, grazie al commercio marittimo, alle nuove colonie, che il mondo greco fa la conoscenza con nuove popolazioni. Il che significa altre tecniche, altre possibilità, altri materiali. È giusto che sappiate che tutti gli strumenti musicali di cui vi ho parlato fino ad adesso provengono da altre zone, in particolare la Persia o l'Asia Minore, quella che noi oggi chiamiamo Turchia. Lo stesso epitafio di Sicilo che abbiamo sentito qualche minuto fa è stato trovato proprio nelle coste turche. Perché vi dico questo? Sapete, le culture sono più mescolate di quello che possiamo immaginare. Quindi, con quest'ottica, proviamo a raccontare altri strumenti. Vi ricordate il discobolo? Sì, questo è quello in marmo, la copia romana, ma l'originale avevamo detto essere in bronzo. Come i bronzi di Riace, per capirci. Il bronzo è una lega metallica molto, molto più antica. Ma dovete sapere che nel periodo in cui sta raccontando questa storia, cioè tra l'VIII e il V secolo a.C., uno dei maggiori centri di fusione e di produzione di questo metallo era proprio l'Italia. Non so se li avete mai sentiti nominare, ma una popolazione specializzata in questa produzione erano proprio gli Etruschi. E ora, piccola parentesi, vi mostro questo affresco etrusco e vi lascio qualche secondo per indovinare quali strumenti sono raffigurati. Esatto, sono proprio l'aulos e la lira. Questo ci dimostra quanto gli strumenti fossero diffusi anche al di fuori del mondo greco.
Aspettate un momento però, stavamo parlando di strumenti metallici. Allora vi mostro questo vaso del V secolo a.C. in cui viene raffigurato un soldato greco che in bocca e suona uno strumento parecchio lungo, probabilmente proprio metallico. Si tratta di una Salpinx, ma lasciamo stare il nome. Quello che possiamo notare è che molti di questi strumenti metallici vengono raffigurati proprio durante le battaglie. Possono avere funzione di richiamo, oppure incutere timore nel nemico, oppure caricare il proprio esercito. Bene, molti di questi strumenti hanno probabili origini etrusche, ma se pensiamo a battaglie maestose, il primo popolo che ci viene in mente probabilmente sono proprio i romani. Infatti sono proprio i romani ad aver raffigurato molto spesso nei loro altorilievi o bassorilievi questi strumenti metallici, proprio durante le battaglie. Uno degli strumenti più diffusi era il cornu, che lo potete riconoscere per questa forma elica. Beh, sentiamolo subito nella ricostruzione di Landucci. Questo strumento lo possiamo trovare in molte tombe etrusche, ma sicuramente forse uno degli strumenti più importanti era il litus. Ve lo faccio sentire subito perché è fantastico. Questo è il litus e il suo suono era questo. Prima che si diffondessero questi strumenti metallici dal suono robusto e costante, erano diffuse anche le cosiddette trombe conchiglia. Sentite qua, perché è veramente molto affascinante questo. Lasciando ora gli strumenti legati alla guerra, ci sono altri oggetti sonori che rimandano però a una sfera più spirituale, religiosa. È il caso dei cembali, che non sono altro che due piattini metallici che si fanno cozzare tra di loro. Vi faccio sentire il loro suono. Utilizzati da musicisti e danzatori erano anche vari tipi di cembali. Se avete fatto caso, i cembali si suonano proprio attraverso due mani, ma ci sono altri strumenti simili che sono i crotali, che si suonano invece con due mani staccate divise, e non sono altro che alla fine delle castagnette o delle nacre, insomma, per capire il suono. Ora vi faccio subito sentire una ricostruzione del nostro Landucci. Tra le percussioni c'erano anche i crotala, questi ad esempio erano a forma di bastoncino e venivano percossi danzando. Bene, ci sono altri strumenti, ma direi che per oggi abbiamo detto abbastanza su questo mondo. Concludo questa carrellata con una curiosità. Vi ricordate prima quando ho sottolineato il numero 4? Beh, allora, l'Aulos abbiamo detto che ha due canneggi con 4 fori da una parte e 4 dall'altra. Talvolta sono 3, ma shh. Mentre abbiamo detto che le prime lire o cetre montavano 4 corde. Dovete sapere che il sistema musicale greco si fondava sul tetracordo, ovvero una successione di 4 note discendenti. Facciamo subito un esempio. Volessimo costruire un tetracordo partendo dalla nota Mi, dovremmo andare a prendere le successive 3, quindi Mi, Fa, Sol, La. 4. Se proseguissimo prenderemo Si, Do, Re, Mi. L'insieme di 4 note più altre 4 congiunte, no, non quei congiunti, non fa altro che formare un'ottava più o meno come la conosciamo noi oggi. Queste scale, che non erano altro che l'unione di due tetracordi, formano quella che i greci chiamavano proprio armonia. Termine che aveva a che fare con tante cose, compresa anche la cordatura degli strumenti. Bene, questa armonia che vi ho citato non l'ho scelta a caso. Dovete sapere che l'armonia che partiva dalla nota che noi chiamiamo Mi veniva chiamata dai greci come dorica. Vi ricorda qualcosa, vero, il nome dorico? Ovviamente sì, è il nome di quell'ordine architettonico che vediamo ad esempio nel Partenone e che riconosciamo dalla semplicità dei suoi capitelli. Ora, se vi ricordate gli altri ordini principali, quindi dorico, ionico e corinzio, vi dico che c'era anche una scala, un'armonia, chiamata ionica. Ma le altre due armonie più famose insieme a quella dorica erano quella frigia e quella lidia.
Non ricordatele per forza, ma sapete che questi due nomi arrivano da due grandi regioni dell'antica Asia Minore, ovvero l'odierna Turchia. Di nuovo. Bene, ci salutiamo, ma vi lascio in compagnia di un ultimo ascolto molto importante e delizioso. Vi ricordate la città di Pompei? Sì, quella vicino a Napoli che è stata distrutta in quell'eruzione vulcanica del Vesuvio nel 79. Bene, forse saprete che più che distruggere, quell'eruzione non fece altro che coprire di detriti, di lava e di cenere quella città, conservandone di fatto le sue costruzioni e i suoi affreschi. Eccone uno. Per noi che stiamo parlando di musica greca e romana, direi che è un esempio pazzesco. Guardatelo bene, a destra troviamo un suonatore di timpanum, mentre al centro c'è un suonatore di cembali, quelli che abbiamo sentito poco fa, e infine c'è il famosissimo aulos, che appunto, ripeto, i romani chiamavano tibia. Sentiamo la ricostruzione di Francesco Landucci, che partirà proprio da questi strumenti per rievocarne un suono. Molto bene, abbiamo concluso questo titanico lavoro. Spero vi sia piaciuta come idea. Non ho il dono della sintesi, lo so. Un saluto a tutti e un ringraziamento speciale ancora a Francesco Landucci che ci ha offerto tutte queste meravigliose clip, ma soprattutto alle mie classi che mi sopportano in queste faccende. Un saluto e a presto!